Nocchier che non seconda il vento è il titolo del reportage fotografico del turinese Max Ferrero in alcuni ospedali psichiatrici giudiziari, già tristemente conosciuti come manicomi criminali. In Italia ne esistono ancora 6, con 732 persone, stando ai dati di marzo. Ne hanno parlato il 14 maggio al Salone Internazionale del Libro Bruno Mellano, garante per i detenuti della Regione Piemonte, il fotografo Max Ferrero, Anna Greco del tavolo Stop OPG e Michele Miravalle dell'Università di Torino. Abbiamo cominciato qui dal Salone a discutere del superamento degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari, perché una legge ha abolito sulla carta questi istituti come retaggio ottocentesco e pratica medievale, ma indubbiamente il 31 marzo di quest'anno è semplicemente iniziato un percorso che spingerà le regioni a farsi carico dei propri pazienti, ospiti in strutture che sono state abolite e che saranno chiuse, speriamo il prima possibile, per un recupero sul territorio con i servizi, con la famiglia, per l'archiviazione definitiva di un retaggio storico che con i manicomi e con i manicomi criminali ha davvero scritto una pagina orrenda della nostra storia civile italiana.